Salve a tutti e bentornati a Cucina con noi. Oggi vedremo la preparazione di tagliolini al salmone fresco, un piatto molto veloce e semplice da preparare. Gli ingredienti che ci occorrono per 4 persone sono 500 g di tagliolini freschi all'uovo. Se adoperate della pasta secca sono sufficienti 360 g, 500 g di salmone fresco, 300-350 g di panna fresca, 2 cucchiai di parmigiano grattugiato, 40 g di brandy, 15 g di scalogno tritato finemente, 40 g di burro, un ciuffetto di aneto, un cucchiaio di olio extravergine d'oliva, sale e pepe. Iniziamo la preparazione pulendo il salmone. Mettiamo innanzitutto una pentola d'acqua sul fuoco che ci servirà per cuocere la pasta. Dopo aver tolto la lisca centrale, andiamo ad eliminare la pelle al salmone. Eliminiamo eventuali spine, quindi riduciamo lo spessore e tagliamo a striscioline o se preferiamo anche a cubetti. A questo punto passiamo alla cottura, quindi in una padella mettiamo il burro, aggiungiamo un cucchiaio di olio extravergine d'oliva ed uniamo lo scalogno. E lo lasciamo appassire a fuoco molto dolce. Uniamo il salmone. Lasciamo rosolare leggermente. Nel frattempo mettiamo in cottura la pasta. A questo punto sfumiamo con il brandy. Una volta che il brandy è evaporato, possiamo unire la panna. Dopo aggiungiamo sale e lasciamo cuocere per un paio di minuti. A questo punto la pasta è pronta, quindi possiamo scolarla direttamente in padella. Aggiungiamo un mestolo d'acqua di cottura della pasta e saltiamo. Se vogliamo una salsa leggermente rosata, potremmo aggiungere un cucchiaino di concentrato di pomodoro. Quindi profumiamo con l'aneto. Se è il caso, aggiustiamo di sale e lasciamo insaporire. A questo punto è pronto, quindi spegniamo. Aggiungiamo il parmigiano. Mescoliamo. Quindi serviamo. In sostituzione dell'aneto potremmo usare anche dell'erba cipollina. Decorate il piatto con un po' di aneto e servite ben caldo. Questa che vi ho proposto è un'alternativa alla classica pasta al salmone che potete preparare sostituendo il salmone fresco con 100-120 g di salmone affumicato. Da Sonia un saluto, vi ringrazio per l'attenzione e vi aspetto alla prossima ricetta.